Dopo una pausa di poco più di 2 mesi, i piloti del campionato italiano Off-Road Cross si sono ritrovati a Veglio per disputare la terza tappa delle serie tricolore ACXI sul tracciato del crossodromo intitolato a Bernardo Seletto. Da sempre sul selettivo tracciato biellese si disputano competizioni emozionanti. Veloce e tecnico ed anche temuto, il round tricolore disputato è stato caratterizzato da un percorso segnato dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti, che ha reso davvero difficile la vita dei partecipanti, con diverse rotture e uscite di pista. È comunque un sole caldo quasi da fuori stagione ad accompagnare le 2 giornate, ma non per questo i piloti si sono fatti mancare i colpi di scena. Un fine settimana che porta la firma di Enrico Giudici. Attraversando l'agitato mar del tracciato del Veglio con navigata esperienza, Giudici ha pilotato il suo Suzuki VS4 sino al gradino più alto del podio, conquistando una meritatissima prima piazza assoluta. Sì, riesco a mantenere sempre la stessa posizione e ho guadagnato altri punti. Ho sempre detto che Veglio mi ha sempre portato fortuna, credo di avere la chiave, che ho sempre vinto gli altri campionati, è sempre stato Veglio, per cui bello. Poi correre a Veglio, il pubblico, gli organizzatori, così è una cosa veramente eccezionale. Gli efficaci ed estremamente redditizi passaggi hanno permesso a Giudici di staccare al secondo posto Simone Parlamento su Jeep Cosworth. Da vero padrone di casa, il piemontese, navigato per l'occasione da Sandro Monteleone, ha dimostrato tutta la sua bravura nella guida tecnica dopo essersi messo a punto al meglio il suo fuoristrada primeggiando in classe B1. Questo weekend la macchina ha retto veramente bene, abbiamo il motore nuovo, sta funzionando tutto bene e abbiamo cercato di gestirla al meglio, ci tenevamo a fare bella figura qui nella gara di casa e ci siamo veramente divertiti. È un terzo assoluto ottenuto da Paolo Gattoni con determinazione e freddezza anche nei momenti più critici. Perfetto lungo il tracciato e nel passaggio del mitico dente, Gattoni perde la concentrazione e si ribalta nella curva successiva, perdendo il tempo che avrebbe potuto permettergli di battagliare per il vertice assoluto delle classifiche. Onestamente, dopo 19 anni, rientrare e fare questo risultato, direi che fino a venerdì pomeriggio era una cosa inaspettata, ecco. Gli applausi da parte del pubblico presente partono nell'ultimo passaggio di Benito Bertuzzi su BMW, il biellese veterano dell'off-road che riesce a trovare sempre sintonia con ogni terreno. L'esperto piemontese conclude la sua prestazione al quarto posto assoluto di gara. Lorenzo Fioroni su Suzuki 2000 segue l'esempio dell'inimitabile Bertuzzi ed affronta le avversità del tracciato con estrema cautela tattica che gli permette di conquistare il 5° posto assoluto precedendo Franco Regalli a bordo del BMW TD. Difficoltà per Leo De Lutis proprio nell'affrontare con il proto motorizzato Audi il mitico dente che gli ha fatto perdere secondi preziosi, scivolando in 7ª piazza. Trova tempo e modo di segnalarsi con il 2° tempo assoluto nella 2ª prova il giovanissimo Michael Adriani, ma per problemi al cambio proprio nell'ultima prova scivola all'8° posto. E tra una rottura e l'altra per tutti i piloti, Ivan Nicoletta, il pirata, svolge la sua competizione con estrema calma su Mini Countryman e anche un po' fischiato dal pubblico, attraversa tutte le varianti del percorso, conquistando senza alcuna noia la 9ª posizione. Mario Gilardi si è più volte messo in luce per la guida aggressiva e con alcuni errori significativi a bordo del Suzuki 1.3. Anche
Anche Vanni Gazzetta non è stato indenne da diverse problematiche tecniche che gli hanno impedito di trasformare in successo il non brillante 13° posto ottenuto nelle prove con il Suzuki 1.6. Luca Righelli, in 10ª posizione, ha battagliato con grinta, regalando però uno spettacolo straordinario al pubblico presente, grazie alla sua tecnica al volante del Suzuki 1.3 turbocompresso. Difficoltà tecnica al Suzuki hanno rallentato Stefano Fioroni, costringendolo al ritiro nella quarta PS ed accontentandosi della 14ª piazza finale. Anche il giovanissimo Ivan Martorelli non è indenne da noia all'Articat 1.0 sovralimentato ed è costretto ad accontentarsi di un 15° posto. Colpo di scena per Riccardo Bottaro, costretto per problemi tecnici al Suzuki a lasciare il piazzamento nella top 10 assoluta, imitato da Daniele Lei, fermato da un'uscita di pista.